a parlare il senatore Vescovi, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Anche da parte mia, da parte nostra, ci fa molto dispiacere vedere i banchi del ministri tutti vuoti, un'aula in cui, guardate, addirittura il sottosegretario parla, i ministri assenti, il ministro Di Maio che ad agosto ha voluto a tutti i costi questo ministero, come i bambini... Senatore, lasci per favore i banchi del governo e permetta al governo di ascoltare il collega che sta intervenendo, grazie. Grazie Presidente. Sì, hanno già deciso, ci hanno già detto che ci voteranno di no alla nostra risoluzione. Dopo la spiego però, perché si devono prendere la responsabilità del loro voto contro la nostra risoluzione. Ma vediamo i fatti. Ognuno di noi decide il proprio destino. Il governo decide il destino di un paese, di una nazione, di un popolo, ma soprattutto dei valori di quel popolo. E allora io sono veramente basito vedere di nuovo l'assenza, ma vediamo che cos'è successo. Vediamo che cos'è successo. La Turchia invade la Siria, chiamato guerra. Succedono degli omicidi, degli assassini, delle persone vengono uccise. Vediamo che cos'è la Turchia, che nega il riconoscimento del genocidio armenio. Cioè la Turchia oggi ancora non riconosce il genocidio armenio. Ma che cosa ha avuto la Turchia dall'Unione Europea? Cosa ha avuto la Turchia dall'Europa? Pensate, 30 miliardi di finanziamento dalla Banca Europea, 10 miliardi di fondi preadesione. Ma di cosa stiamo parlando? Sentite i miliardi che ha ricevuto la Turchia. 6 miliardi ultimamente per favorire... Che cosa? La Turchia e le persone che stanno entrando, gli immigrati che stanno entrando in Turchia. Cipro, su Cipro, qual è la posizione della Turchia? La Turchia dice di no, rinnega, non riconosce Cipro. Vediamo che è successo nel 2018 con atti veramente repressivi all'interno della loro nazione, anche con chi la pensa in modo diverso da chi oggi è al comando, con elementi veramente repressivi. Ecco, questo è un mondo che non ci appartiene, è un mondo che è distante dai nostri valori, è un mondo che è veramente distante ai concetti e valori dell'Italia, io direi di più dell'Europa. Allora l'hanno riconosciuto altri collegi oggi al Senato, l'Europa è divisa, ma l'Italia non deve essere divisa, l'Italia deve essere unita su valori per condannare quello che oggi sta facendo la Turchia. Uniti dobbiamo essere. Allora, vedere un ministro che oggi ha letto la nostra risoluzione e poi prende ed esce e va via, ma l'ha letta bene. Io i tre punti fondamentali, non so se devo contare 1, 2 o 3, oppure 0, 1 e 2, perché oggi il ministro non c'è, per cui non essendoci il ministro posso contare 1, 2 e 3, perché ogni tanto si parte da 0 a 2, noi e io la mia bambina alle elementari insegno 1, 2 e 3. Primo punto, no al processo dell'adesione della Turchia in Europa, non ha i nostri valori, se ne stia fuori, non come il ministro loro degli esteri che vuole a tutti i costi dire per la Turchia è importante che la Turchia entri in Europa. Sì, per loro, ma per noi no, eh. Per cui Di Maio ha detto di no a questo, ha detto di no che cosa? Alla nostra risoluzione che al punto 2 chiede la sospensione dei fondi dell'Unione Europea alla Turchia, stop soldi alla Turchia. Punto 3, vediamo che cosa dice di no al controllo dei flussi migratori. Ecco, questi sono i tre impegni che noi abbiamo chiesto al governo e il governo attraverso oggi il ministro ci ha detto che ci voterà di no. E allora io, ministro, veramente ho fatto con veemenza, chiedo se c'è da parte vostra dei colleghi dei 5 Stelle, che oggi sono molto attenti anche al ministro, se c'è da parte vostra di ascoltare il vostro ministro o prendervi voi la responsabilità. Votate anche a favore della nostra risoluzione, mi dispiace che non l'avete presa per parti separati, anche per quello che è successo qualche settimana fa, per dire che cos'è la Turchia. Hanno fatto scendere 9 persone da un mezzo, li hanno messi lì,
e li hanno trucidati, tra cui ricordiamo Calaf, 35 anni, segretaria del Partito del Futuro Siriano. Questo è quello che fanno loro alle vite umane. Questa è la differenza tra noi e loro. Grazie Presidente.